metti bug. Ditemi voi se avete il coraggio di schifare. Tra l'altro credo che comunque ci sia una mezza censura dell'audio da parte di Twitch. C'è questo tono molto tetro. Aspetta, devo togliere l'audio della musica nella gara, sennò passerebbe che la immona pure la mia stessa voce. Via. Via, 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 via. Ritorniamo a dove eravamo rimasti, semmai andiamo così più soft, scuderia, con questo design. Proprio renderebbe orgoglioso dal profondo del cuore il maestro Enzo. Enzo Ferrari, chiaramente. Proprio sarebbe fiero di vedere una Ferrari con questo, con questa, con questa verniciatura. E allora, sperando che non ci siano altri bug audio o stronzate ad interferire. Ok, ora sento l'audio del gioco con un volume ultra basso. Spero che possiate sentirlo, cioè perlomeno lo sento. Aspetta un attimo. Adesso più o meno ci sia. Oh merda. Più o meno dovremmo esserci. Maestro Kartikeyan è fiero in questo momento di tutto il casino che sto causando. Ripartiamo. Partiamo inutile ormai. Sor Gabriel 3612, che ripeto conoscevo e conosco tuttora dal forum, dalla Union, che mi chiede cosa mi ha spinto. Beh, partiamo già con una domanda particolare. Che cosa mi ha spinto a creare il canale YouTube? Beh, sai, capitano quei pomeriggi in cui non hai da fare e ti dici tra te, beh, perché non, come dire, provare qualcosa di nuovo? Perché senza, avevo 12-13 anni quando, allora, il 30 aprile 2008, quindi sì, ero sui 12 anni ancora, ma comunque il canale è diventato attivo dall'anno dopo, di preciso dal dicembre dello stesso del 2008. Solo che il video non è nemmeno stato fatto da me. Cioè, è un video altrui, c'è scritto in descrizione, però ripeto, è un video altrui. E e col passare del tempo poi ho visto, ma non c'è nessuno che proponga video di quella, per noi adesso ci sono le persone che propongono video e sono stato anche superato, quindi ormai, benché io abbia sito di veterano di YouTube con la primissima guida su Crash 2, su Ratchet & Clank 3, su Dexter e su Agent Secret Oakland, quelli non mi toglieranno mai nessuno. E quello lo sanno tutti. Proprio fiero stasera. Nulla, ripeto, una nuova esperienza che poi finisce per diventare comunque un qualcosa di anche gratificante. Sì, alla fine sono contento di aver raggiunto i 1000 iscritti senza nemmeno aver esagerato chissà quanto con la promozione, sapete, con la autopromozione, così, con la, senza fare lo spam tipo all'Andreani, ecco. Però semplicemente, cioè, alla fine la funzione che vuole avere il canale è proprio quella di essere, sapete, mostrare la mia persona. Che cosa succede? What the fuck is going on? Facebook. Il link? Seriously? Allora, Twitch.
fatto. Ah, che qualcuno c'è di nuovo. Perfetto, perfetto. Ok, il link l'ha pubblicato. Mi sembra che sia sempre quel link. Perché comunque, ripeto, tutto staccare per colpa di questo bug audio che sta anche rompendo parecchio. Cioè, succedono sempre i bug nei momenti meno forti. Questa F40 c'è. Oh merda. Questa aderenza un po' così. Eccolo. Sherbs. Ottimo. Dicevo, perché YouTube nuova esperienza, così qualcosa che mi sono detto, ok, è definitely da provare. Intanto sto facendo schifo nella tettura in curva, ma quando inizia a piovere è il delirio qui su guide, poi l'ho fatto. Io la qualità comunque rispetto a quelle diciamo nuove è di merda, però sapete che sia 2009-2010, non è che ci fossero tutti questi mezzi, non c'era l'H264, non c'era l'HD e ognuno insomma provava a fare video come poteva, mentre negli Stati Uniti utilizzavano già la roba per trasmettere o per pubblicare video in HD. Io ero solo un povero ragazzo così che pensava di poter fare una cosa di utile, ma sono altre persone che hanno fatto un po', oddio, un po' meglio di me. Onore a loro, per carità. Alla fine, ripeto, il mio canale è nato con il semplice scopo di dare un aiuto a chi ne ha bisogno. Secondo, non male, non mi lamento. Che già pensi di comprarti un futuro che stanno per uscire? Ah beh, c'è un listone. Li dico velocemente e poi passo alle domande che erano su quel video. Poi magari dopo. Oddio, ancora devo dire la lista dei titoli che posso trasmettere stasera. Chiaramente senza funzioni online, se no la live va in mona. Quindi molto molto velocemente. Rocket League che esce tra breve. Poi c'è l'hype vivo. F1 2015, The Phantom Pain, quello era ovvio. Poi c'è cose che mi hanno interessato, ce ne sono tipo The Last Guardian, Star Wars Battlefront, Mass Effect o Kingdom Hearts era quasi scontato. La remaster di Final Fantasy VII, anche solo per questo devi vedere cosa c'è di diverso. A parte che ancora devo giocarlo, Final Fantasy VII. Cioè, ce l'ho scaricato sotto formato digitale, ma sì, insomma, non ho avuto tempo di farlo. E poi abbiamo gli Assassin's Creed, come si chiama? Syndicate. Su quest'ultimo non sono assolutamente sicuro. Mettiamo il replay un attimino, tanto per gradire. Non sono proprio sicuro, però insomma è giusto per capire un po' la storia. Il problema è se vedo che le reviews sono adatte. Guardai la macchina molto swag, fantastica. Se vedo che le reviews sono adatte, chiaramente lo prenderò. Poi The Last of Us in HD, forse God of War 3 in HD. A puro scopo di streaming, dipende, poi se lo trovo a prezzo buono. Non lo prenderò il day one perché già sono un gioco che possiedo sulla PS3. E anche basta, direi. Già la wishlist è molto 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 grande per le mie possibilità. Di fatto si chiama wishlist. Ah, però Fallout, per Ratchet & Clank quello lo devi mettere sottinteso, sia chiaro. Tom Clancy me l'ha consigliato un carissimo amico di clan. Questo tizio praticamente va pazzo per qualsiasi cosa che riguarda Tom Clancy. Però in effetti dei video visti alle 3 promette molto bene, quindi mi fido
della sua opinione, ecco, anche perché questa persona ha giocato a tutti i Mass Effect e li ha adorati. Io sto provando a tipo procurarmi il primo senza digital download, perché la mia linea fa schifo, e se voglio giocare un gioco non voglio aspettare che si scarichi. Poi si vende, mi passa la voglia, cioè escano fuori con come dire, con una, con un jack X in HD proprio di gran carriera, da lì che bella sbandata, con un jack X in HD, sia perché c'era, ripeto, il bug, il glitch dei salvataggi corrotti permanentemente, sia perché, ecco, lo vorrei rigiocare, streamarlo sarebbe anche un immenso piacere. Dunque, tornando alle domande di cui si stava parlando, abbiamo Alex, lo chiamerò solo Alex, sì, perché credo avesse un nome diverso questo canale. Zeb, sono belle sue frasi, sai, le frasi, a livello di personaggio non esprimo la mia opinione, cioè non lo seguo e non ho nemmeno intenzione di seguirlo, cioè una delle poche persone che non seguo. Semmai vedo le YouTube poop che fanno su di lui, quello sì. Ah, anche perché YouTube poop fanno impazzire a prescindere. Se volete consigliarmi libri di farlo, mi hanno dato un piccolo sorriso in questo periodo un pochettino così di merda. Comunque sia, diciamo Alex, che mi chiede l'arma preferita in assoluto. Provoca tutti. Lo so. Cioè, se sei lezzo, sì, lo so come fa. S7 che sarebbe Stormy? No, purtroppo no. Aspetta che finisco con le domandine, poi con le domande quelle sul video dello special, perché ripeto, questo video va ora sul canale principale, proprio droppato lì. E poi passo un po' a rispondere alle domande sullo stream. È finito il replay intanto. Terminate, gente, terminate. sei sicuro? Certo. Cioè, in un solo replay ho risposto a solo una domanda del video. Absolutely. Ok, andrò, mi ricorderò. Perfetto. Continuo nel campionato. Sono tre gare, questo è quello da due. Hanno preferito in tutti Ratchet & Clank, sarebbe in assoluto Crash preferito il gioco. Ok. Forse Alex, sì, Alex lo stesso. Mi sa che sì, lo stesso che ha commentato poco fa. No, questo è Antonio. No, Epic Fail già del 15° minuto. Quindi arma preferita, sai, è una domanda molto difficile. Prima perché non so se vuoi includere i, come si chiamano, i Rhino e l'Araldo. Secondo perché ce ne sono così tante che sceglierne una che sia proprio epica da sé è un'impresa non poco ardua. E poi vediamo, cioè, allora, l'indecisione che io è tra il Rimbalzor, il Plasma Spear, e non dite che perché sono quelle OP, perché in effetti sì, sono quelle OP, però sono belle a prescindere. Poi parleremo pure di Rhino tra breve. Quindi Rimbalzor, Plasma Spear, le armi morfiche in generale, quindi Pecorizator, Paperizator e Babbuinator, cioè tutte quante fantastiche.
Babbo Minator è puro P perché una volta che lo porti a V10 in modalità speed, in modalità sfida, Dio che merda di gara. Sto badando un cazzo. Diciamo, la mia sfida ti permette di avere tipo un vantaggio per ottenere il punto stile impeccabile. Sempre completiamo la sfida, la sfida più lunga del gioco, non mi ricordo se si chiama sfida impossibile come nel 2, senza mai essere colpito. E io mi ricordo che utilizzavo il Babbuinator, ho pure fatto una specie di mini guida per quel punto stile. Utilizzare il Babbuinator, ormai la granata immuna, vediamo se si può riavviare. Utilizzare il Babbuinator fino tipo all'ondata 13, poi dall'ondata 13 in poi utilizzavo ogni tipo due ondate un discotron, perché il massimo era di 4 munizioni, e praticamente potevi vincere la sfida, cioè dovendo porre solamente attenzione all'idra, e l'idra mi ha fatto bestemmiare per punto stile tipo parecchio da piccolo, perché c'è la shockwave che è tipo, cioè l'onda d'urto che è tipo bugga, cioè anche se passa alcune volte c'è una specie di danno che rimane indietro, non so come esprimere, quelle certe volte in cui tipo ci sono certe idre che sono diverse, perché tipo anche quando le arrivi al limite di vita per cui loro tipo si mettono in modalità chiusa e tu devi togliere l'aggeggio per evitare che si rigeneri l'energia, quando si chiudono alcune idre che sono quelle più tipo che trovi nella nella strada principale, quindi cioè nella storia principale direi, non hanno questa caratteristica, ma alcune invece cioè quelle che trovi tipo nell'arena, nelle sfide più arde dell'arena, quando si chiudono rilasciano un'altra shockwave tipo doppia, se non ricordo male, o no, ne rilasciano una sola in effetti, cioè l'attacco shockwave è tipo unico, però ripeto, alcune idre tipo quelle di il pianeta con Azimuth, quello tipo enorme, non mi ricordo i nomi, il pianeta dell'Adem per intenderci, lì tipo le idre non hanno questa questo attacco, invece diciamo l'attacco di autodifesa lì invece c'è, invece il Grock va bene, stronzata da abbattere. Il distruggibile, no dai, amici di Drek. Sì, certo che mi ricordo. Più che altro mi chiedo se ci sarà pure sul film. Poi si chiama Deplanetizzatore, se non sbaglio. Stasera su Blarg TV. Oddio, dopo la cutscene è tutto. Più o meno. Ma aspetta, la cutscene con Reget che balla vedendo Courtney Gears e tutti in effetti. Confronto in cura, chiedo confrontare, no senso, sia quello di direttore, cazzo devo superare Hanna Montana qua, Hanna Smith, ce la facciamo all'interno, cazzo, ok, guardalo, perfetto, vabbè ci siamo assicurati l'arrivo tra i migliori tre. Però i fiumi in realtà erano 4. No, scherzo. Guardare il sorpasso. No, non va. La stupidaggine è che qui, tipo, la scia non è OP come se fosse Gran Turismo. In Gran Turismo, appena prendi la scia, sei tipo super OP. Cioè, può superare tipo chiunque. Cioè, dipende contro chi sei. Però, se. Cioè. Nel 70% dei casi puoi superare chiunque. Ora, bando alle ciance, abbiamo vinto il tour per il tempo. Reset Canning Mobile. Aspetta, quale? Non mi ricordo. Se mi dici qual è
aspetti, perché forse è quello come si chiama. Going Mobile. Replay time. Lasciano le sole così. Direi di sì, ok. Vediamo proprio la lezzaggine in questo modo di gareggiare. Per gradire. Allora. Poi Alessio mi chiede cosa ti aspetti come prossimo. Voglio dire, cosa aspetti dal prossimo? E in quel caso ti dirò, essendo che è tipo un azzeramento della storia, però con i personaggi che già conosciamo, ci conosciamo i personaggi, è come vedere un film con gli attori che già si conoscono, però non si sa il ruolo. Ah, Before the Nexus, sì sì. Ti dirò, l'ho giocato per un certo periodo tanto, poi però l'ho smesso perché cioè, i giochi per mobile sono troppo casual e sono anche un insulto al termine videogioco, cioè, permettimi di dire questo. Di fatto, cioè, dico, nel mio paesino c'è gente che gioca a Clash of Clans e si definisce gamer, però se tu gli parli di Fallout o gli parli di, non lo so, di, proprio di Ratchet & Clank, ti dico, ma che roba da sfigati. Proprio gente con diritto di mazzate sulle gengive, proprio. Proprio le mazzate, quelle violente, proprio. Madonna. Mi dicevo, cosa ti aspetti dal prossimo Ratchet & Clank? Certo, sicuramente. Non ho aspettative, perché comunque l'Insomniac, quando ci sta parecchio tempo a sviluppare un qualcosa, mantiene sempre le aspettative, comunque le mie sono già basse. Già si parla di una certa. Ho visto tutto quello che c'è da vedere alle 3 col gameplay di Gaspar. il fatto che insomma ci sia il jetpack già lo porta a dei livelli di figaggine estrema. Sicuramente, secondo me, comunque Nexus. Ho capito perché non c'era. Era una specie di banco di prova per qualcosa. E c'è questa specie di teoria del gomblotto. E molto probabilmente ho ragione. Volevano provare il jetpack. Ne sono sicuro. In effetti è una grandissima merda i giochi per mobile. Tranne quello di Mini Drivers. Non so se conoscete Mini Drivers. Se siete fan di Formula 1, sì. Perché Mini Drivers sarebbe. C'è un tizio che si chiama Adaco che ha creato questa serie. E praticamente. Sono parodie in formato cartoon delle gare di Formula 1. E fanno un ridere. Perché. La persona in questione è proprio Adaco, che è spagnolo. Ha un senso di umorismo fantastico. Tra l'altro, mi ricordo di un sito che ho creato. In collaborazione con una persona che è conosciuta nella sua pagina come The Stig, sul mio forum / blog conosciuto come The Stig 99. Aspetta che mi faccio un pochettino pubblicità alla pagina. Dio, non mi ricordo, è bruttissima figura. Oh, fine del replay. Beh, sì, a sto punto metto un altro replay, però, perché sì, continuo, ho finito. Mio Dio, vorrei affondare proprio nella vergogna in questo momento. Perché comunque, cioè, nonostante io abbia un pochettino perso i contatti con lui, c'è grande stima per questo ragazzo. Comunque è più piccolo di me, però è una persona del. Cioè, dico questo, cioè, per chi mi conosce. No, vabbè. Inutile stare qui a. Come dire, nascondere, chissà cosa ci da nascondere. Poi comunque sia, è classe 99, cioè non sto dicendo nulla. Alla fine dei stick ce ne possono essere tantissimi. Classe 99, però a differenza di tutti i classe 99 che vedo io personalmente, perlomeno Ignoranti è bella pure, però non è quella. Aspetta, come si chiamava? Perché il nickname è tipo, aspetta un po'. Porca puttana, com'era?
No, non è nemmeno questa. Mio Dio. L'ho scordato. Vabbè. Passando oltre comunque, vedrò di poi condividere e spammare su Facebook, anche perché davvero contenuti al top. Non questo, mi ricordo il nome di un admin pure. No, non lo trovo se sul nome dell'admin. No. Ok, ad ogni modo. Non so come siamo finiti a parlare di pagine Facebook. Comunque si è saluta Destig 99 proprio dal profondo del cuore, sono parlando di Mini Drivers. Perché il blog comunque rattiva Mini Drivers perché traduceva i fumetti di Adako. Perché in Italia non se n'è mai occupato nessuno. Sì, nessuno, a parte poi noi due, ma è stato per un breve periodo di tempo e comunque mi... Davvero ero... mi piaceva fare proprio poi... Non ho avuto tempo. GTA 5 sì, ce l'ho PS3 e PS4, devo fare la lista dei giochi, ma... possibili per lo stream. Penso che comunque non arriverò a farlo perché già è molto tardi, quindi... faccio questo semplice video per il canale primario, poi... poi nulla, magari streamerò qualche altro giorno. Tornando a noi, se dovessero creare uno spin-off a Daniele Piccolo, molto attivo, è stato anche molto attivo pure lui sul canale, quindi un saluto. Se dovessero creare uno spin-off di personaggi non protagonisti della serie eccetera, in quale preferiresti? Poi lui aggiunge, io preferirei Capitano Starshield. Credo che una icona con un passato come il suo abbia troppo da raccontare. Ebbene sì, e qui mi porti a una parentesi molto interessante, che sarebbero i fumetti di Starshield. Fumetti di Starshield che sono una specie di prequel o teaser, proprio così, per Gladiator, pubblicati soltanto tipo dall'Insomniac, sotto forma di tipo 6 pagine di fumetto, credo. Non 6 volumi come i fumetti che sono usciti nel 2010-2011, 6 pagine di fumetto. Che appunto però non è una storia di Starshield, solo che nessuno ai tempi sapeva chi fosse Starshield, solo con l'arrivo del gioco si è capito chi era. E che dire, un teaser fantastico, proprio degno della migliore Insomniac, anche perché comunque era il periodo in cui hanno fatto Ratchet & Clank 3, quindi è ovvio che stavano sfornando magie. Sì, giocherò in singolo, a parte che qui su questa console devo iniziare, l'ho fatto solo sul 3, l'ho platinato, una faticaccia boia, però... dai, ne vale la pena. Quindi sì, di supporto pure io preferirei Starshield, devo dire la verità. Se ci fosse un gioco come storia proprio su Starshield, sarebbe una figata. Anche perché Gladiator, seppur lo abbia sottovalutato e lo ammetto, comunque sì, non lo reputo comunque, sai, meglio. Però è bello. Terminate, mi dice. Forse mi traggono a me. Sì, infatti è finita. Chiudiamo. Ultimo replay, poi faccio il listone di giochi. Quello abbiamo fatto è questo, 4.13, 4.20, 4.18. Sì, un pochettino di Pagani Zonda, dai. Solo Backmono si è vista, a parte che la adoro, come ho già detto. FAQ da Soul Eater. Non è molto specifico, però ripeto, avete tutto tra i commenti del video che metto in descrizione, potete vederli da lì. Tra l'altro, oh, buonasera, abbiamo pure Lecerator qui a seguirci. Mi ha aggiunto anche sul PSN, però non mi ricordo chi sei, forse, cioè se mi ricordi chi sei, magari pure anche in privato, se non vuoi. E beh, sì, sentivo che sia un pochettino solo, Sherbs, ripeto, non dico i nomi reali per rispetto della privacy, sai, non è che, cioè,
Chiaramente, io sono anonimo, è ovvio che tutti debbano esserlo. Ah, vedo la tua domanda, cioè non ti sei perso, cioè, ti sei perso le risposte alle mie FAQ che comunque ripubblicherò sul canale principale, quindi no, non ti sei perso nulla, anche perché comunque i video li trovi sul secondo canale, CR8 Revival. E di conseguenza puoi sempre rivedere dopo, appena ho chiuso la live e appena ho pubblicato tutto sul canale. Vedo, questo video è proprio imballato per andare sul canale principale invece. Ora attenzione, perché rispondo alla tua domanda, pure questa è molto interessante. Torniamo alla domanda di Soul Eater, che mi chiede: chi preferisci tra i due, Ratchet & Clank, e quale titolo di Ratchet & Clank preferisci? Ti dirò la verità, io sono un grandissimo fan delle coppie, cioè gli eroi in singolo ok, vanno bene, se dipende se tipo hanno una forte personalità o una grande storia dietro o siano enigmatici come lo stesso Snake o CJ di San Andreas, però preferisco sempre più le coppie, perché comunque l'unione fa la forza, è perfetto questo presupposto. E di conseguenza, preferisco di più Clank, perché quello è intelligente, comunque rispecchia un pochettino le cose che non sono molto pratico come Ratchet, però dal punto di vista calcolativo, comunque in generale, sono meglio nelle cose teoriche più che pratiche, quindi preferisco proprio Ratchet. Cioè, insomma, più che altro lui è un playboy, ecco. E ci sono parecchie fan proprio di Ratchet, sia forse in Italia, però oltre oceano sicuramente sì, prenderci in America, cioè nei gruppi di cui faccio parte io vedo più ragazzi a pubblicare che ragazzi. Oh, ottimo. Ottimo, ottimo, fatevi compagnia, ricordate di chiedere qual è la doppia sto facendo schifo con i temi stasera. Chiedete pure, nel frattempo concludo un attimo questo video molto molto veloce, magari risponderò. Oh, bello il contachilometro, non avevo visto il contachilometro sullo stesso della Pagani. Questa pure inquadratura pazzesca. Ora passiamo alla tua Lacerator. Ci sono altre serie che ti hanno attirato escludendo Ratchet & Clank? Quale in particolare? Allora, partiamo dal presupposto. Ho iniziato con la mia carriera videoludica tipo a 6 anni con Crash 3, che è il gioco che tuttora ho giocato di più assieme a CTR, perché sono i primi due giochi che ho avuto in tutta la mia vita e già mi riempivano le giornate proprio tutto. Davvero fantastico. Quindi se ci ha attirato quando l'ho scoperte, no, perché comunque tipo le conoscevo perché cercavo tipo immagini o informazioni su quelle serie su Facebook. Più che altro Ratchet & Clank l'ho visti su una demo a casa di un amico assieme a Burnout, li adorati da partire a quel punto, che si vedeva che erano belli. Poi più che altro nel 2008 stesso ho ricevuto una specie di, cioè non una specie, una PS2 Slim, e praticamente c'era scritto in cover che tipo conteneva GTA 3, ma invece c'era Ratchet & Clank 3, e quindi devo ringraziare, diciamo, il fatto per aver effettuato questo errore, perché GTA lo conoscevo, cioè ho preso prima la PSP della PS2, sì, la PSP l'ho presa quando tipo è uscita, presso a poco, e praticamente ho smesso di giocare per un po' di tempo alla PSP, perché proprio mi ha preso Ratchet & Clank 3. Ho delle rigiocate proprio pazzesche su Ratchet & Clank 3, tipo parecchie, perché mi è piaciuto parecchio, e insomma non ricordo bene, e più che altro poi su un video di cui sarò ospite tra qualche giorno, ora parlerò un po' di dettagli, o oggi o domani, perché domani probabilmente di pomeriggio farò un brevissimo stream così del gioco che avete scelto voi. E quindi
concludendo perché penso di avere più tempo tra poco. Sì, oltre a Crash e Ratchet, Jack chiaramente, perché pure quello come ho detto l'ho visto in demo. Spyro perché era su un altro disco demo che avevo io in questo caso, e anche perché lo conoscevo, perché i tempi c'è, i giochi che andavano erano quelli, Crash e Spyro, e per fortuna si conoscevano qui, non è come Ratchet e Clank o Jack and Dexter che non conosce nessuno in questo paesino in cui vivo io. I bei tempi andati, le sfide che ci si lanciava su CTR. Memories. Le memories. Poi in generale puoi vedere tutte le altre serie che mi... cioè, sono parecchie frasi, Burnout, God of War, Assassin's Creed, Gran Turismo, GTA stesso, Infamous, The Big Planet, The Last of Us, lo possiamo chiamare serie, Uncharted. Resistance no, perché ho provato la demo. Stiamo parlando chiaramente di Naughty Dog Insomniac, più che altro, lo sapete perché. Più che altro di proprio di queste due. Resistance in particolare, perché ho provato una demo e non mi ha preso particolarmente, ecco. Forse ho sbagliato qualcosa, cioè forse ho sbagliato l'approccio stesso col gioco. Chi lo sa? Oh, un replay con la Lotus, ok, ci sto. Beh, ormai più che altro sto parlando di... A parte che faccio schifo, mentre parlare e giocare non è un'attività che si dovrebbe fare, però siamo qui. Siamo qui più che altro per... Wow. Su GTA si andrò dopo, però voglio sapere se poi mi interessano anche gli altri giochi di cui... che metterò in lista, appunto, che listerò, ecco, sulla live. Si trasloca, sì. Tutti quanti dovremmo vivere, penso, a Burbank, dove c'è la sede della Insomnia, almeno la visitiamo. Bello, organizzerò un tour proprio di gruppo alla Insomnia, farsi autografare le copie dei giochi. La copia, quella di cui vado fiero, di cui ho fatto quella la review per i 500 iscritti su scuola di tutti per uno, mai approdata in Italia, soltanto tipo nel Regno Unito si è fermata e non capisco perché. Queste esclusive per zona geografica sono un po' brutte. Comunque, sì, credo ti ho detto tutto. No, forse non c'è stato Burnout, comunque se va nelle info del canale puoi vedere le serie che mi interessano. E non c'è un motivo particolare, sono giochi fighi, ecco. Detto tutto. Non mi vedrei mai parlare per esempio di... oddio, bel incidente. Di FIFA, cioè, o di COD, sono cose per me monotone. Preferisco più i platform, ecco, i platform in generale. Che siano 2D, che siano 3D, non importa poi. Poi c'è Alessio di nuovo. Se nel tempo si può comprare sul PSN? Sì, si può comprare sul PSN, però devi avere una linea che ti permette di scaricarlo. Da poco, tra l'altro, si può comprare sul PSN. Devi avere una linea che ti permetta di scaricarlo con una certa velocità. Dove siamo sto famoso? In Italia no. O perlomeno ci sono delle pagine tipo... Una pagina si chiama Brutto e Nerd is the New Figo e Palestrato. Molto bella. Sly no, per esempio. Sly non se lo caga nessuno. Oh, e meno male che al nord capiscono un pochettino. Qui la gente parla solo di Clash of Clans e si spaccia. Quindi non c'è nessuno di cui parlare, perlomeno conoscono Destiny, ma comunque Destiny è una specie di fenomeno creato dall'Activision a forza, perché è stato definito il miglior 6.5 su 10 della storia da molte persone. E sto parlando io che sono il primo peccatore. Cioè, mi è piaciuto, però ormai ho visto che vogliono soltanto i soldi e non... E non vogliono c'è la soddisfazione del giocatore, quindi è stato bello finché è durato, ho avuto le mie esperienze, ho avuto i miei compagni di clan che tuttora comunque sento molto vicini.
E comunque sì, sono rimaste le amicizie per fortuna. Ho solo persone del Sud America, però sono molto molto simpatiche. E beh, che dire, ringrazio solo Destiny per le amicizie che mi ha fatto fare, non più di altro per il gioco. Cioè, il gioco è divertente, ma è troppo sul farti diventare schiavo di certi sistemi e non regge, diciamoci la verità. Cioè, soltanto per gente che non ha nulla da fare della vita riesce a reggere effettivamente. Ok, poi quindi sì, Alessio, assicurati di avere una linea che sia veloce, perché saranno attorno ai 18-20 giga come giochi, non è come hai cercato il tesoro che è tipo 4 giga e ti sbrighi a scaricarlo, ecco. No, Sherbs, pure la cerita del sud, vedi? Esatto, conoscono Massimo Cods. Sì, Accelerator, carissimo compagno di, non lo so, di bussola. non ho idea. Comunque sia, sì, del sud, se non si fosse capito già dall'accento. Allora, poi c'è Chiccagliuno che comunque... Che Cagliuan, non ho idea di come si dica il tuo nome, perdonami. Comunque sì, la vedo molto attivo sul attivo. Probabilmente sei una fan ragazza, quindi sì, forse sì, se non ricordo male. Comunque sì, mi chiede se il film uscirà in italiano, quindi io penso di sì, molto, cioè abbastanza sicuro che uscirà. Oh merda, il replay, avevo scordato. Compagno di avventure. Al prossimo Etna Comics vedrò di organizzare qualcosa. Oh, Koenigsegg. Intanto sito qualcuno. Sapevo staccare la live. Forse. Carichiamo questo replay. se vogliamo parlare di Gallibri, di farcela, non ho nulla contro, però... No, sto parlando della fan ragazza, non è Lacerator, è Chiccagli 1. Non è lui. Devo capire chi c'è. Il Nemesis. No, penso che sia sicuro. Ok, no. Dicevo, il film uscirà in italiano? Sì, perché comunque ne sono usciti parecchi in italiano. Film legati a serie videoludiche, quindi non vedo perché non debba uscire in italiano. Lì. Oh, lancia l'hashtag Crash, non mentire. Già che ci sei, dico. Allora, che console... No, sto dicendo, il film uscirà in italiano, è ovvio che uscirà in italiano. Lo sanno tutti. Voglio dire, non lo sanno tutti, voglio dire... Ne sono usciti molti altri, però lo stesso Need for Speed che ha fatto un film abbastanza... molto copia di... sapete... come si chiamano? I Fast and Furious, quindi... non mi stupisco che... se non dovessero fare la localizzazione in italiano. Cioè, è stata fatta per tutti i giochi, quindi non vedo perché non debba essere fatta. Non è come GTA che ha quantità industriali di dialoghi e l'hanno lasciato così come. Anzi, sono stato stupito quando ho visto che le radio pirata sono tutte quante in italiano su quello spazio, perché ho detto, se forse faranno tipo tutto scriptato come su GTA, perché me l'aspettavo come un GTA. No, da non usare quel termine offensivo in generale. Cioè, no, non mi offendo, però il termine già di per sé è offensivo per quelli che lo sono. Sai com'è? Mantenere un po' di decenza, non è che dobbiamo essere come... lo so che scherzi, non è che dobbiamo essere come quelle live, tipo, minchia zio, cioè, che parolina di troppo, lascerò correre pure io, però è così.
molto scherzosa. Penso che non debba proprio spiegare. C'è uno che sta andando tipo contro Manager Play, i geni di Dread Club. Sor Maldonado è molto fiero di te, tizio a random della squadra blu. Tra l'altro, vedi il mio nome reale sul replay, tra virgolette, che è quello che uso su Facebook. Nel caso, stai attento, zio. Chi ha Solana e l'emblema. Aspetta, no, Solana è una galassia. Chi ha Veli e l'emblema di Lombo. Se non lo deplanetizzi, sei un coglione, eh. Proprio tag life, questa è bellissima. E l'emblema dei Lombax. Allora, poi c'è Alex Verdolino. C'è purtroppo il tuo nome su YouTube, quindi non posso chiamarti un altro nome. Specie perché il sistema di nomi nuovo dei cani di YouTube non è che è come prima, che ti sceglievi il nickname subito. C'è iniziato con Crash 008 e non si è potuto cambiare. Proprio rimasto così. E quindi ti chiamo così, ma cioè, il tuo nome è pubblico, quindi non mi assumo responsabilità verso la privacy in questo caso, anche perché è pubblico, ripeto. Non voglio responsabilità. Oddio. Quell'altro di Tia, come si chiama? Tia qualcosa, non le seguo questi simboli proprio dell'anarchia, delle banche che saltano in aria. Semmai quello si fa su GTA Online, che ha più senso. E poi ci sarebbe un discorso da fare su tipo i videogiochi e gli attacchi che lanci, tipo il TG5. Qualcosa cazzo vorrei parlare il TG5 a fare, poi volete spiegare che diritto hanno. Tra l'altro oddio, iniziano gli spammoni delle facce a mo' di stream famosissimo. Fine del replay. Oh, mi dispiace. Quindi sì, mi viene chiesto che solo su GTA Online bere giocare responsabilmente, semmai. Un replay di 6 minuti, che avevo fatto? Sì, è sesto posto. Vabbè, vediamo il mio primo replay. È proprio la merda totale, sarà. Sì, perché qualche replay l'ho salvato tipo per sbaglio, perché penso che tipo X potesse far skippare non so, il replay con qualsiasi cosa. Cioè, comunque ora ci vediamo la primissima giocata. Tipo esclusiva molto vergognosa di CR8 qua. Nel frattempo torniamo alla domanda di Alex, sarebbe: che console possiedi? Ti dirò, parlando di Sonari, perché lo vedi dai video che pubblico Sonaro, quindi parte dalla serie 1, 2, 3, 4 di PlayStation, poi passa alle console portatili e piccola parentesi il Nintendo DS Lite, ma solo perché volevo giocare ai capitoli del Game Boy Advance di Crash, capitolo di cui uno tipo ha fatto una specie di guida, perché ho tipo trovato l'emulatore e quindi l'ho emulato, ecco. Però la guida è anche venuta bene, specie perché insomma è bello, cioè in confronto a certe cagate tipo non lo so, giochi tipo Unearthed, che sarebbe la brutta copia di Uncharted, cioè quello lì è in 2D e comunque riesce a essere che cos'era quel, Dio, c'è il vetro quasi distrutto. Che camera, signori. Quindi l'ho comprata per giocare questi giochi che mi sono piaciuti. Non mi è piaciuto tipo CB Fusion, che è quella specie di porcheria con cui c'era un mix di storia tra Crash e Spyro pieno di minigiochi, perché
fatto troppo male. Una chiara, cioè, già si vedeva quando proprio si stava iniziando a intromettere proprio con violenza l'Activision per la money grabbaggine, che poi eventualmente ha portato proprio alla trasformazione orribile di Crash of the Titans, che ripeto, per me, per proprio da purista della serie, non potranno mai essere capitoli di Crash Bandicoot. Lì è, chi chiamatelo, non lo so, Smash Bandicoot, ma Crash non è sicuro, datemi un altro nome, cioè, proprio veramente, queste sono ferite nel cuore che non vanno via. Crash Bandicoot è l'emblema di Ratchet & Clank in Italia, qui proprio c'è momento fiero, hashtag momento fiero della serata. Che sponda, qual è il così qua, taglio di curva di gran, proprio alla Montoya, no, Montoya, anzi più o meno era decente per quello che mi ricordo io, forse ho visto qualche gara sola, facciamo alla Mazzacane, facciamo fate nel cuore che non vanno via, sì, madonna, l'Activision proprio che navigano come tutti gli zio papero nelle izzi sono dentro le mi chiedono, credo, cosa ne pensi del reboot su PS4? Ho già avuto modo di rispondere a questa domanda poco fa, e praticamente nulla, non ho delle aspettative tipo standard, nel senso mi aspetto la storia di Jet Gang 1 in modo più epico, forse come volevano farla loro all'inizio, ma sono stati limitati dal tipo dall'engine. Activision penso la sempre, mettiamolo in chiaro. Sì, dicevo, forse limitati dall'engine che avevano, dall'engine, come lo volete chiamare, insomma, che avevano ai tempi, anche perché mancavano gli spostamenti laterali. Il che mi ha portato a avere problemi. Però, sapete, c'è un modo per attivare gli spostamenti laterali, che praticamente sarebbe utilizzare il turbo zaino e tipo premere il tasto per accovacciarsi due volte, potete spostarvi lateralmente, cioè, però no, poi l'ho scoperto questo qui tipo di recente, ma se di fatto vedete la guida che ho fatto, la guida economica per arrivare al boss solo con quattro armi, capite, info sul replay, vabbè, capirete poi cosa intendo. Qui dove cazzo? Sono ultimo. No, sono andato sesto, quindi non lo so. Oh, grazie per For President, magari. Magari. Se perlomeno non mi metto a dire shish come qualcuno. Cioè, persona competente con lingua inglese. Competente, certo. Cervello che va a farsi fottere. E poi a quest'ora. In conclusione, risposta proprio rapida, cosa ne pensi? Beh, sarà epico, quello, mani sul fuoco, perché la Insomnia che è tornata con Leeds, con Nexus, e con la mia teoria del gomblotto, che praticamente era soltanto un campo di prova per alcune novità che introdurranno su Ratchet & Clank per PS4, quindi lo stanno già, è già tipo in cantiere dal 2011-2012, ne sono sicuro. C'è Q-Force, l'hanno tirato giù così, Tower Defense l'ha voluto provare, forse pure quella era un'altra idea per Ratchet & Clank per PS4, ma non... Cioè, la player base è abituata a qualcosa di molto casual, quindi insomma, ci siamo capiti. Fan GTA Race dei giochi, sì, la farò presto, sono alla fine, credo. Jammer99 lo conosco, un saluto grandissimo, che mi chiede: prendere la PS4 per giocare la versione rifatta del primo Jet Clank? Sì, è ovvio perché ne sto parlando.
Allora, poi Steve McQuark, grandissimo, la stima totale per questo nome. E se sei rimasto deluso, ricorda di cercare Steve. Aspetta, com'era? Aspetta, com'era la società Cancuno? Forse ricorda di averlo comprato da Steve. Ora, cazzo, la Steam si blocca. No, aspetta. È il replay che è finito, forse. No, non è la stream. Lo so, il replay che è finito. Porca Eva. Maserati. No. Però no, l'audio si sente. Cioè, tipo ci sarà una specie di schermata nera e i tasti della. E i simboli della PS. Ah no, ok, va. Sherbs, prova ad aggiornare la pagina. Forse perché stream. Vabbè, perché Twitch ha perso la sincronia col segnale. Probabilmente non è la stream. Provo che i commenti arrivano. Sì, blocca, aspetta, do un'occhiata io. Un'occhiata io, sperando che non vada in mora. Ah, anzi, neanche. Pensate, un drop assurdo, lo so, c'è una linea lì di merda. Ma quanto è saltato? Boh, preferisci PS, Xbox o PC? O PC, certo. Beh, sono a vita. Punto, proprio la risposta è. vediamo se è crash il mondo. Crash il mondo, proprio. Bellissime definizioni. Perché mi è andato su? Ah, merda, oddio, il link è sbagliato. Twitch.tv1.com. Altri fail assurdi. Twitch.tv, madonna. Ancora c'è scritto che sto trasmettendo. Cosoli. Come si chiama Ground Zeroes, giorno di Twitch. Loading video. Vabbè, però vedo che il segnale sta leggendo. Forse ora si bloccherà perché sono entrato su Twitch, questa Inception. Spero di no, spero di no. Allora, torno un attimino alla domanda perché devo chiudere, mi sa. Proprio tempo a mia disposizione sta per finire. Nella serie Tecnica mi chiede Steve McQuark, quali sono i personaggi che ti piacciono di più? Molto 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 specifico come domanda. Ti dirò, cioè bene o male sono tutti quanti bei. Quark è molto controverso, però fa ridere. Nefarious, chiaramente, Nefarious, anche i personaggi tutti doppiati da Riccardo Rovati, che sarebbe la voce di Drake di Nefarious e del capo dei Thug, perché comunque lui proprio riesce a dare una personalità a quei personaggi che davvero nemmeno, diciamo, cioè è degno proprio del doppiaggio al top del top. Peccato che la gente lo conosca in Italia solo come il doppiatore di Plankton. Purtroppo la Generator non ho giocato a Batman, proprio mai mai. Quindi non mi permetto di dire delle opinioni. Perlomeno ho visto dei video su Arkham Knight. Sai, qualora dovessi rientrare nel budget che ho per le cose che stanno per uscire, un pensiero proprio enorme ce lo farei. Perché è figo. Quindi sì, un pensiero ce lo fai molto molto volentieri. Beh, qua sto andando bene in questo replay, sì, non è male assolutamente, anzi, fatto davvero davvero bene. Anzi, è peccato per i tizi che l'hanno preso su. Oh, ho finito il replay. Per le persone che l'hanno preso su PC perché hanno avuto problemi, e poi tipo, meno male che Steam ha la funzione rimborso, se no se prendevano un'inculata pazzesca.
E allora lo staranno tipo fixando, credo. L'ho vista dei video. La gente diceva che c'erano problemi sulla Batmobile. Fine del replay. E dava tipo parecchi frame drop pure sul. No, sul console no, però c'erano alcuni frame drop, ecco. Tra poco, Sherbs, tra poco. Anche perché devo andare, quindi. Sono alla fine delle domande. Personaggi che mi piacciono di più sulla saga di Jet, che sono tutti quanti belli, proprio fresco, ti ripeto, quelli doppiaggi da Riccardo Rovati. Cioè, non perché mi stiano a cuore, perché tutti mi stanno a cuore. Quark un po' meno, perché sei stronzo, Quark. Un pochettino, proprio troppo egocentrico, però è bello comunque. E in generale, c'è la saga è piena di personaggi epici. Forse un po' Orvus. Forse un po' Orvus c'è più a cuore, perché comunque è fantastico. E perché anche è l'unica divinità che abbia uno straccio di rappresentazione su questo mondo, poi. Che proprio che sia completamente poi inventata, non è tipo Zeus come God of War. Più che altro comunque God of War lo adoro, Non è un insulto, non è un insulto, è una battuta che comunque non ha senso. Perché invece lo sta flippando a quest'ora. Sì, la Rocksteady. Rocksteady. Non ne ho idea. Comunque sia, no. Più che altro la spacciavano come proprio ottimizzata per schede Nvidia. Però andava bene soltanto sulla Nvidia serie 9. Sulle serie 9, cioè, che sono PC di fascia altissima. Cioè, io ho un serie 5 comprato 4 anni fa, Cioè, già sente il peso degli anni sto computer. Cioè, Vegas proprio si ribella quando devo rendere. Quando di fatto Gladiator sta arrivando proprio in ritardissimo. Povero Gladiator. Quindi sì, hanno fatto un disastro con l'ottimizzazione, ma d'altronde, cioè, dopo aver visto Watch Dogs, non mi stupisce più nulla, ecco. Fra Fortu, alias Fortu 2800, mi chiede: qual è tra tutti i Ratchet & Clank quello che ti è piaciuto di meno? Auguri per i 1000 iscritti. Grazie intanto, Fortu. E quello che ti è piaciuto di meno? Beh, Q-Force, proprio a occhi chiusi ti dico che proprio Q-Force è quello che è piaciuto di meno, perché, come ho avuto già modo di dire in precedenza, si basa sul tower defense, ma anche un po' troppo, e non è proprio aperto a tutti. Cioè, l'ho platinato, l'ho giocato, ho fatto tutti i punti stile, perché per platinarlo ho utilizzato poi il trucco delle munizioni in vita, per vincere facile contro Zurgo, voglio dire, si deve ricorrere anche a questi mezzucci. Quindi più di me, ripeto, perché non era proprio aperto a tutti, e perché erano solo 3 pianeti. Potenziale creativo proprio prosciugato prima di. Wow, che incidente! Proprio highlights da NASCAR questi sono. Quello che è piaciuto di meno, cioè, perché non è proprio aperto a tutti. Non vedo i commenti, cioè, la live sta ancora andando. Ecco. Io ne ho speso un pochettino di più la Cerator, ne ho speso un pochettino di più. Perché ho preso l'edizione col cappellino e la cosa. Era sempre usata, però. Mannaggia la Ubisoft a quando fa queste stronzate. E comunque non è che fosse esattamente male. Però dai, più che farti pubblicità dicendo bastano 2 mesi per esplorare Los Santos, e facendo dire ma cosa cazzo sarà questo gioco, poi mi fanno un gioco con un downgrade grafico tremendo su PS2 e su PS3. Su PS3 non c'è nemmeno il traffico. Avete presente il bug delle Ghost Town? No, ecco, non c'è il traffico, cioè. Ma poi tipo, se devi neutralizzare un bersaglio, devi per forza tipo distruggergli l'auto. Non è che puoi neutralizzare tipo bloccando la morte. GTA è molto più realistico. Non dico che era male, però. Cioè, meno della mediocrità, ecco. 4,5 su 10. Specie per il bug al lancio. Cioè, oggi dovevi aspettare la patch per andare avanti.
Quello è il problema, la grafica, madonna. La storia, allora, regge perché comunque alla fine dici ok, dovrebbe alla fine di questa storia, però non ha tipo dei fondamenti più psicologici sul personaggio o... Come c'è, il personaggio è curato di merda, parliamoci chiaramente. Tutti i personaggi. E beh, è ovvio che 100 volte meglio, è ovvio che 100 volte meglio. Loro dicevano, bastano 2 mesi per... E poi l'hanno rinviato, invece la Rockstar Games ha lanciato il gioco, boom di vendite, meritatissimo. E nulla, sappiamo come è andata a finire. Wrecked. Hashtag Watch Dogs Wrecked 2000, cos'era, 2014. L'anno scorso che uscì. Madonna, mi sento ignorante in questo momento. Sì, 2013-2014, dai. Beh, Saints Row l'ho visto da degli youtuber che adoro. Anzi, gli devo mettere il follow su Twitch. Si chiamano... Aspetta, che metto un attimo un hashtag. Ah, beh, cazzo, mi sto drogando stasera. Oh, guarda la durata della gara, 420 Blaze It. Sì, Saints Row comunque merita, non è che è come Watch Dogs. Saints Row, anzi, è uno dei giochi che devo provarlo assieme a Mass Effect, ce lo devo provarlo. Anche perché un pochettino i ragazzi della Uni mi stanno dicendo, provalo perché è bello. Lo so che è bello, però non ho tempo, non ho tempo. Se solo si potesse streamare dalla PS3 lo farei. O se solo facessero una trilogia di Mass Effect sarebbe una cosa gradita su PS4. Molto gradita. Un attimo su Twitch metti il follow a Birgir Pal, come dicono loro, che sono tipo islandesi, se non ho capito male. Live now mi dice. Lo so se è live now. Ci sono, eccoli, Burger Pal. Dovete seguirli pure voi perché sono... sono live? Io stavo facendo una specie di... Ah no, lo sai che non lo usano più da parecchio tempo. Twitch. Comunque. Burger Pal. A quando è stato l'ultimo video? 2012, oddio, 2012. Vabbè, non metti il follow. Non si sa mai. Sì, lo proverò. Cioè, ho il 3. Ho il 3. Che devo vedere. Perché sono altrimenti. Cioè, non sono a portata di mano quelli di giochi che siete per adesso. O però non sono a portata di mano, però non posso interrompere la live per dire ok, vado a vedere. Se comunque sì, sono sicuro che sì. Perché Saints Row the Third, sì, eccolo lì. Saints Row il terzo. Quindi sì, lo proverò perché mi incuriosisce, specie perché ho visto che dal loro video che è una specie di parodia, cioè non è serioso come GTA. GTA è molto serio, cioè sono le battutine un pochettino sarcastiche, però proprio cosa, scusami, qual è? Il gioco Saints Row 3 o Saints Row 3. E basta con la director. Non vogliamo andare avanti. Saints Row 3. Sì, devo provarlo. Ripeto, ho visto dal cane di Birgir Pal. Il gioco ed è molto divertente. Perché ripeto, si pone un po' come copia di GTA, però è il clone di GTA meglio riuscito nonostante non sia proprio esattamente simile a GTA, ma sia una parodia. Ecco. Quindi 11 su 10. Sì, se lo merita. Però attenzione, l'unico gioco che si merita proprio esattamente lo youtuber Birgirpal. Gli ho messo il follow, cioè ho messo loro il follow su Twitch. Sì, vabbè. Credi che non sappia niente. C'è un clan inglese che ha... Cioè che conquistavo a giocare a Destiny, figurati. Non sentiva mai dirmi shish. Quello è poco, ma sicuro.
Più che altro devo fare una piccola revisione del canale con tutte le descrizioni. Esatto, sì, sul, sul cazzeggio, non lo so. Devo fare la revisione dei video vecchi. Con tutte le descrizioni proprio di un inglese proprio ma maccheronico, ma 13-14 anni come ha aperto il canale a quei tempi, quindi. Voleste far video risate, andate adesso perché poi farò una piccola revisione. Chi se ne frega se sono. Intanto la gente deve. La gente deve capire poi quello che effettivamente volevo dire. Poi c'è un inglese su quelle descrizioni che sono sicuro proprio. Bruttissimo. One moment, Sherps, one moment. Sono alla fine delle domande. Jack Dex Channel. Jack Dex Channel. Personaggio un pochettino. Persona un pochettino controversa perché c'è stata una disputa. Poi risolto per fortuna molto. Molto pacificamente. Cioè, più che altro mi sono posto in modo sgarbato, ma sapete, ci sono quei giorni in cui. Tensione presa e, insomma gioca un po' brutti scherzi e quando ti ritrovi a vedere poi certe cose non è un po' più bello, ma se me ne parlerò magari qualche volta di quello che è successo, ma intanto per adesso tutto peace is restored. Marussia, un highlight con la Marussia, ok. Con quella caterva di macchina sulla. Cioè, nella Formula 1 vera e propria. E quindi. Primo reset game giocato. Primo reset game giocato anche favorito, preferito della PS2. Reset Clank 3. Ho raccontato la storia tipo a inizio stream. Lui è, sì, l'ho detto già, No, vabbè, ti ripeto, è storia vecchia, ormai non mi sembra di, come dire, posso criticarlo, anche perché ho visto che ha iniziato a fare un po' di lavori improprio, quindi gli auguro soltanto buona fortuna e pace in generale. Allora, alla fine non mi va di fare flame perché cioè, sono soltanto stupidi. Proprio il flaming come concetto generale è stupido, a mio avviso. Quindi, prima di essere giocato, il 3, ho raccontato la storia all'inizio stream, quindi volete sentirla, potete farlo. E. Però il preferito in assoluto resta spesso per la completezza del mondo che c'è, anche per l'esplorazione spaziale. Chiaramente poi più bello è Clank 3, però analizzerò in un video molto speciale poi il punto di vista mio sul perché il 2 non supera il 3. Anche se comunque potrebbe, perché se solo nel 3 ci fossero le battaglie spaziali sarebbe tipo al pari via spasso nel tempo, nonostante a spasso nel tempo sia più completo, da una giocabilità assurda, per come ero al 100% devo giocare 24 giorni per tipo 3-4 ore al giorno, quindi farebbero 4 per 80, a fare 90 ore non effettive, perché poi di gioco sono diverse, c'è scritto. Ci sono le statistiche. Oh, ciao Lacerator. Potrei vedere il proseguimento dello stream quando lo pubblicherò sul secondo canale, anzi questo qui sul primo. Magari poi domani farò uno stream per il secondo canale. Di buonanotte Lacerator. Ci si vede, insomma. Ricorda di seguire la pagina Facebook così puoi sapere quando streamerò. Ripeto, domani potrei. Ho tutto un pochettino ad improvvisare. Però sì, dai. 90% al 90% posso, ecco. Anche perché Vegas cioè tipo in coma, quindi lavora e non lavora. L'unico modo che ho per interagire proprio con voi anche direttamente, per fortuna sono questi stream, è questo.
Andrea Foschi, siamo alle ultime domande, sì, ultime tre, anzi quattro, perché qualcuno mi... stay tuned, grande Sherps, stay tuned, esattamente. Forse so chi sei. Dovrò rivedere un po' meglio. Allora, Andrea Foschi mi chiede: qual è stato il capitolo che ti ha fatto emozionare di più? Beh, chiaramente a spasso nel tempo, per proprio in generale è stato tutto. In realtà poi non è proprio solo a spasso nel tempo, ma il Mind Games di Tachyon con la storia di Lombax. Il primo sì, perché era bello vedere come si è evoluto il rapporto di amicizia tra Ratchet e Clank. E quindi è un po' un peccato che stiano facendo un po' la rielaborazione della storia. Spero però che ci sia tipo tutta questa come dire, diverbi tra loro due, perché davvero, nonostante non sia il meglio, perché non le armi da potenziare, cioè mancano parecchie cose che possono essere introdotte nel 2 e nel 3. Sì, sarebbe un peccato se la storia venisse troppo alterata dall'originale, ma comunque l'originale è ancora lì bello nelle nostre PS2 e PS3, sicuramente non va via dalle nostre teste, e questo è poco ma sicuro. Ecco, bella la frenata alla fine, è epic. Sta grande un po' di merda. Allora, andiamo, dice il primo, quindi sì, il primo sì, abbastanza. Con la E. Vedrò. Ok. Con A E. O con la E, forse è stata la L. Comunque sì, mi accerterò. Ok. Beh, ti ricordo solamente che sta live andrà avanti per tipo 10 minutini scarsi. Poi domani streamerò. Comunque sia, ti auguro una buona notte. Andiamo con EH Band. O EHB End. Non, cioè, no, A, ok, A, E. Ok. Va bene. Mi accerterò di menti, sono proprio pubblici. La faccio, Sherps, non ti preoccupare. Ci sono 10 minuti e ci sono le ultime due domande. Vai tranquillo. EH Band che mi chiede: non vedo l'ora che esca il RC per la nuova console. Lo comprerai, ovvio. Ne abbiamo già parlato. E lo streamerò al day one. Cielo, non lo so. Volendo, sperando di avere anche una linea più decente. Tranquillo, domani streamerò l'accelerator. Vai tranquillo. Vabbè, comunque sta per finire. Quindi se hai 10 minuti, o arriva a mezzanotte? Nah. Non posso io purtroppo. Poi 5-1 Roxa. Siamo all'ultimo utente per le domande speciali che mi chiede. FAQ numero 1. Qual è Ratchet & Clank su PS2 che ti ha fatto più bestemmiare tra il primo, il secondo e il terzo? Beh, domandone. Però il primo, per il fatto che mancavano i spostamenti da 3, lo ricordo un pochettino con più amarezza rispetto agli altri due. Il secondo e il terzo, beh, ma il secondo mi ricordo che c'è. Più che altro ero stupido perché non compravo le armature. Più che altro vorrei fare anche delle walkthrough proprio, non lo so, tipo naked walkthrough, dove inizio con un'armatura e non la compro mai. Arriva un certo punto dove devi fare tipo flawless, non devi mai farti colpire, eccetera. La telecorna sarà epica. Potrei farlo per il 3, perché il 3 non è fatto in HD, non è pubblicato in HD sul canale, quindi le belle idee della mezzanotte di CR8. Beh, a questo punto lanciamo pure un altro hashtag sulla pagina, su Twitter, tipo idea della mezzanotte, proponete qualcosa voi, ci sto. Non sfida, però proposte, ecco.
Puoi fare una serie di giochi di Formula 1 su PS2. Purtroppo non ho giochi di Formula 1 per PS2. Ho fatto dei video su quelli che avevo per PS1 perché sono stati un pochettino giochi che mi hanno accompagnato durante la mia vita, ma ieri della mezzanotte, oh yes. Oh, ecco il messaggio di Lacerator. Ti vedo, però madonna, va lento perché sto utilizzando la rete. Dai, caricati. Non carica. Oh, ecco, ora carica. Molto lento, spero non stia droppando la live a livelli brutti. Quindi no, dicevo, non ho giochi di Formula 1 per PS2, ho tipo la demo di Formula 1 Championship sulla PS3 e ho F1 2010, 11 e 12 e il 13 però non l'ho tipo mai toccato perché non ho avuto tempo, però l'ho preso tipo in edizione classica perché, beh, ci sono le vecchie auto, quindi, cioè, avendo una fissa pure per la storia della Formula 1, e no, non carica, cazzo di pagina qui. Ti saluterò via messaggio comunque. Quello è poco ma sicuro. Dicevo, ho questi. Oh, perfetto. Il problema è che non carica altre pagine al di fuori di... al di fuori della live, quindi sto occupando tipo tutta la capacità di upload che ha la mia rete. Quello è il problema. E quindi, no, purtroppo a mezzanotte penso di non poterci arrivare, quindi facciamo un attimino una lista rapida. Arriviamo ai 90 minuti canonici, volendo, quello sì. Quindi un attimino che controllo. Allora, in digital ho, attimo si bloccherà il segnale. Beh, se in digital ho solo Flashlight, Metal Gear e Rocket League appena esce. Poi ho tipo, sono